Allora, dobbiamo copiare la chiave di una Fiat, ok? In questo caso controlliamo con l'RV4 che tipo di transponder abbiamo qua dentro, quindi andiamo a identificare il transponder, enter, lettura, RD, lettura in corso, è un PH da copiare sul GTI, quindi andiamo a prendere il nostro GTI Pro, che sarebbe questo qua, e andiamo a sistemarlo all'interno della tasca della chiave, in questo caso semplice, che ha lo stesso profilo che poi verrà intagliato. Okay. Adesso iniziamo l'operazione di copia, quindi ESC, copia, enter, inserire la chiave originale già dentro, lettura. Adesso mi chiederà di inserire, rimuovere la chiave, di inserire lo snoop, questo qua, questo è un lettore del codice centralina. Inseriamo lo snoop, enter. Resettarlo perché è su ai codici della macchina precedente, quindi sì. Ok, togliere lo snoop. Adesso mi dice di andare in auto a prendere i dati della centralina, quindi questa antenna la attacchiamo alla chiave e andiamo a prenderci i dati della centralina. In questo caso è una 500, andiamo a inserire la chiave e girare, si accende la prima spia, si accende poi la seconda spia, eccola lì, prima spia, seconda spia, adesso diamo la conferma con la terza spia. Entrambe si accendono, ecco, abbiamo raccolto i dati della centralina. Torniamo al nostro macchinario RV4. All'interno dell'RV4, enter, inserire snoop, enter, togliere snoop, ha già letto tutti i dati della centralina, inserire la chiave originale di nuovo con la lettura. Ora sta facendo il calcolo, l'elaborazione per scrivere poi sulla chiave vergine, in questo caso tutti i dati. Calcolo in corso. Ora ci dice di rimuovere la chiave perché ho copiato tutto, quindi rimuoviamo l'originale, di inserire la chiave vergine, ok, inserire chiave. E scrivere VR sta per scrittura. Andiamo a scrivere sul microchip i dati della macchina. Vuoi eseguire altre copie? No, noi ne vogliamo una sola, quindi no. Vuoi salvare i dati? Io non li salvo mai perché è un discorso mio. Memorizza codice? Neanche. Ok. Ora siamo pronti ad andare a intagliare la chiave. Ok, adesso siamo pronti a intagliare la chiave. Ok. Andiamo a testare l'altezza della chiave. Adesso siamo un po' più alti di qua, abbassiamo finché, eccoci qua, quando il verde ci dà l'ok. Perfetto, e cominciamo a intagliarla. Prima da una parte, di mattina, poi uguale dall'altra parte. Sempre testiamo l'altezza, ok, abbiamo l'ok, barra verde e via. Thank you.
puntata qua. Ok, adesso siamo pronti a verificare la messa in moto. Andiamo a provare. L'apertura e la chiusura. Quindi qua ci siamo. Perfetto. E ora proviamo la messa in moto. Quindi chiave nuova e prova. Perfetto, macchina accesa, tutto a posto.